in questa edizione di Completely Short. Ad aprile, la prima TV dedicata agli italiani nel Regno Unito. Continuano i disagi a Londra causati dagli scioperi dei dipendenti TfL. Raggiunto un accordo tra il governo ed i sindacati e nei CES. Jeremy Hunt ha confermato un risparmio pari a 160 sterline sulle bollette. Appuntamento all'Italian Bookshop con Olga Campofreda. Completely Plus, ad aprile la prima TV dedicata agli italiani nel Regno Unito. La nuova TV disponibile per ora per Google TV e smartphone Android offrirà una vasta gamma di programmi in italiano disponibili on demand. Completely Plus avrà inoltre al suo interno ben 6 canali tematici che sulle 24 ore intratterranno l'utente con informazione, interviste, contenuti per la famiglia o film. Scioperi, continuano i disagi a Londra causati dagli scioperi dei dipendenti TfL. Sabato 18 marzo vede in sciopero la Circle Line fino alle 8.30 e la District Line fino alle 14 per la rotta tra Whitechapel e Upminster e tra Barking e Upminster dalle 14. Totalmente chiusa fino alle 14 la Hammersmith and City Line e la Metropolitan Line tra Aldgate e Wembley Park fino alle 8.30. Domenica 19 invece sarà fuori servizio la Elizabeth Line tra Paddington e Dealing Broadway fino alle 7.45. Sanità, raggiunto un accordo tra il governo ed i sindacati e NHS. I sindacati dell'NHS hanno raggiunto un accordo salariale con il governo. L'offerta consiste in un pagamento una tantum del 2% della retribuzione per l'esercizio in corso nel periodo 22-23 e un aumento della retribuzione del 5% per il 2023-2024. Si applicherà ai key workers, inclusi infermieri e paramedici, ma non ai giovani medici che sono coinvolti in una controversia separata su retribuzioni e condizioni. Bollette. Jeremy Hunt ha confermato un risparmio pari a 160 sterline sulle bollette. L'Energy Price Guarantee sarà esteso a tutte le famiglie per altri 3 mesi, da aprile a giugno, e ciò farà risparmiare le famiglie circa 160 sterline. Hunt ha invitato il governo a ridurre l'IPG per riflettere il calo dei prezzi all'ingrosso, annunciando inoltre che le aziende energetiche non saranno autorizzate a debitare costi aggiuntivi ai contatori con pagamento anticipato. Cultura, appuntamento all'Italian Bookshop con Olga Campofreda. Domenica 19 marzo la scrittrice italiana Olga Campofreda sarà ospite d'onore della serata organizzata presso l'Italian Bookshop. Nella libreria italiana di Gloucester Road l'autrice sarà in conversazione con la scrittrice e giornalista culturale Claudia Bruno per presentare il suo ultimo romanzo, Ragazze per bene. L'ingresso all'evento è solo su prenotazione. Tutti i dettagli sul sito dell'Italian Bookshop.